di Marco al capitolo primo. Alleluia. Leggiamo dal verso 29. Dio ci benedica. Amen. Appena usciti dalla sinagoga, andarono con Giacomo e Giovanni in casa di Simone e di Andrea. La suocera di Simone era a letto con la febbre ed essi subito gliene parlarono. Egli, avvicinatosi, la prese per la mano e la fece alzare. La febbre la lasciò ed ella si mise a servirli. Fin qui la parola del Signore. Conosciamo tutti quanti questo passo di questo bell'evento che è avvenuto in casa di Pietro, in casa di Simone. Alcuni importanti particolari che da questo episodio vengono fuori per la nostra vita spirituale, per il nostro insegnamento. Notate molto bene, fratelli, l'opera che il Signore ha iniziato. Dice la scrittura, erano appena usciti dalla sinagoga e in questa sinagoga si era manifestato un indemoniato a Capernaum, e c'era stato un momento particolare dove la gente aveva iniziato a vedere qualcosa di nuovo che non si era mai visto attraverso la persona di Gesù. Noi possiamo comunque dire che le cose che Gesù ha fatto non si erano mai viste nella nostra vita per la mano di qualche uomo, è vero o no? Possiamo sicuramente affermare che le cose che Dio ha fatto noi non le avevamo mai viste prima che il Signore intervenisse nella nostra vita. Le sue opere sono straordinarie, le sue opere sono meravigliose, sono eccezionali, le sue opere sono straordinarie e semplici. Straordinarie perché è in grado l'opera sua di farci toccare con mano l'azione divina verso gli uomini, ma anche la semplicità, cose che magari noi potremmo sottovalutare e che Dio invece può operare. Stiamo attenti, fratelli, a non sottovalutare anche quelle piccole cose dove il Signore può operare nella nostra vita. Io ho sentito in passato che a volte si è parlato, no? Che Dio è Dio delle cose impossibili. È vero, Dio è delle cose impossibili, però Dio può operare anche dove le cose sono possibili agli uomini. È meglio che operi Dio, no? Che operi l'uomo nelle cose possibili. Sembra quasi che noi a Dio ci dobbiamo andare solo se casomai noi non ci arriviamo. No, no, è meglio che a Dio ci andiamo anche se siamo in grado di arrivarci noi a determinate cose. E la febbre della suocera di Pietro rappresenta probabilmente qualcosa di semplice. Cosa vuoi che sia una febbre rispetto a una risurrezione? Cosa vuoi che sia una febbre rispetto a una guarigione di un paralitico che non cammina da 38 anni e che torna a camminare, o di un cieco dalla nascita, oppure di un muto che non parla e quindi torna a parlare, di un sordo che non sente e quindi torna a sentire, oppure di un lebbroso prossimo alla morte? La febbre. Gesù in questo paragrafo ha guarito la febbre. Quello che per noi può sembrare una cosa ordinaria, Dio ha mostrato la sua gloria in una cosa, chiamiamola così, ordinaria. Chi di noi non ha mai avuto una febbre? E quindi noi stesso potremmo pensare che la febbre è qualcosa di ordinario. Ora, chiaramente non parlo della febbre in sé, ma vi sto parlando di qualcosa che noi potremmo pensare che è inutile andare a Dio, perché tanto prima o poi passerà, è inutile chiedere a Dio, è inutile intercedere, è inutile pregare, tanto questo problema
È una cosa così ordinaria, sono sicuro che ce la farò, ce la faremo. E forse non abbiamo neppure chiesto al Signore, non abbiamo neppure pensato di pregare per questo piccolo problema che comunque ci sta tenendo a letto, spiritualmente parlando. È vero che è una febbre, però ci sta tenendo a letto. Forse un piccolo problema che non abbiamo presentato a Dio, però non ci rendiamo conto che per quanto piccolo sia, non ci sta rendendo liberi di servire il Signore. Forse è meglio che Dio intervenga in questo problema stasera. Amen. Forse è meglio. Potrebbe essere qualcosa nella tua vita che tu stesso potresti pensare che sia innocuo spiritualmente, che sia qualcosa di relativa importanza. D'altronde tra te e te ti stai dicendo e ci stiamo dicendo, vabbè, alla fine che cosa vuoi che sia, senza però renderci conto, come la suocera di Pietro, che fino a che ebbe questa febbricola non poteva alzarsi per servirli. Fratelli, vi dico una cosa, sono le piccole cose che sono in grado di fermarci e non le grandi cose, perché le grandi cose ci spingono verso la fede, le piccole cose non sono in grado di spingerci verso la fede, perché ci sentiamo capaci nelle piccole cose. Quando i problemi sono grossi abbiamo pianto davanti a Dio, è vero o no? Di fronte a delle problematiche che i monti alti, siamo andati in crisi, abbiamo pianto, abbiamo digiunato, abbiamo pregato, abbiamo chiesto aiuto, l'abbiamo fatto con tutto il nostro cuore e Dio è intervenuto e la montagna si è spostata, però non abbiamo avuto lo stesso fervore, lo stesso zelo per quelle piccole cose, proprio perché le abbiamo valutate innocue, proprio perché le abbiamo valutate forse sciocche. Eppure ci sono delle cose piccole, apparentemente innocue, che ci tengono a letto spiritualmente, che non ci fanno operare nel nome del Signore. Quando uscirono dalla sinagoga, mi piace questa parola che è straordinaria, dice che i discepoli gliene parlarono subito. Usciti dalla sinagoga verso la casa di Pietro, una delle cose che tennero nel cuore di parlare immediatamente con Gesù è il fatto che questa suocera fosse a letto con la febbre. C'è un piccolo problema, visto che stai venendo a casa, c'è un piccolo problema. Ci abbiamo un ammalato che è a letto, che non si può muovere. Andiamo al Signore anche per le piccole cose. Andiamo al Signore anche per quelle cose che noi sappiamo che naturalmente si risolvono. Ci sono delle cose che noi lo sappiamo che naturalmente si risolvono, ma non è meglio vedere l'intervento di Dio anche nelle cose che naturalmente si risolvono? Non è più efficace per la nostra vita cristiana? Non è meglio per la nostra crescita anche nelle cose che sappiamo che si sistemano? Lo sappiamo, ma non è più bello vedere Dio che interviene, entra nella nostra ordinarietà, entra nel nostro piccolo problema, è quello che io e te reputiamo innocuo, ma che intanto ci ha tenuto fermi per un po' di tempo, che Dio entra e mette a posto ogni cosa. Qui c'è anche un pari consentimento. La suocera di Simone era a letto con la febbre ed essi subito gliene parlarono. Essi, i fratelli, quelli che erano lì, subito gliene parlarono. Essi, gli a plurale. Quindi quel problema in quella casa non fu solo di Pietro o della moglie di Pietro, ma fu di tutti quanti. Essi gliene parlarono subito. Non fu una cosa legata a una persona e a un'altra no, a un fratello e a un'altra no. Quanto è importante, fratelli, che noi scopriamo quello che è scritto nella parola riguardo a questa promessa. Se due si accordano, qualunque cosa chiedono al Padre nel nome mio,
quella gli sarà concessa. Essi gliene parlarono. Sembra che per questa febbre tutti sono pronti per vedere la gloria di Dio. Tutti pronti, tutti vogliono vedere lo stesso risultato. Tutti sentono il peso, tutti avvertono l'importanza che Dio, che Gesù in questa casa che sta per visitare, mostri la sua opera, la sua gloria. Prega per i tuoi fratelli in difficoltà. Prega per i tuoi fratelli quando hanno un problema. Fatti carico del loro problema, non estraniarti, non pensare che la tua vita sia qualcosa di staccato dagli altri, perché noi apparteniamo a un corpo e se un membro soffre, tutto il corpo è nella sofferenza, e se un membro gioisce, tutto il corpo gioirà, perché la gloria di Dio sui nostri fratelli è come se scendesse la gloria di Dio sopra di noi. Se Dio opera in te, è come se ha operato in me. E se Dio opera in me, è come se ha operato in te. Perché siamo un solo corpo. Amen. Questo accordo fece operare subito Gesù. Subito. Un accordo. Questa comunione spirituale. Questo essere una sola cosa fece operare Gesù. Egli, avvicinatosi, la prese per mano. Immaginate un po' la scena: entra in casa e tutti quelli che sono in casa si avvicinano e dicono: che bello che sei qua, ma abbiamo un problema. Tutti. Immaginate che Gesù guarda sui volti tutti quanti. È lui che legge attentamente nel profondo del cuore, legge nel cuore la stessa richiesta. Deve operare per forza. Colui che è in mezzo a noi scruta i cuori. E come sarebbe bello se il Signore, scrutando da più piccolo a più grande i nostri cuori stasera, trovasse la stessa richiesta. Sapete che succede? Succede che lui stasera opera. Ed egli, avvicinatosi, lui sa se tu hai gelosia, se lui dovesse operare in un altro, lo sa, non va bene. Lui sa se tu godi il piacere di vedere la sua benedizione magari su chi ti sta a fianco. Egli, avvicinatosi, la prese per la mano e la fece alzare. Soltanto la sua presenza. In questo passo non dice sgridò la febbre. In altri passi, in Matteo, viene usato forse questo termine, sgridò la febbre. Qui dice la prese per la mano e la fece alzare, e la febbre la lasciò. Non c'è bisogno, quando c'è la presenza di Dio, di vedere chissà che cosa, perché Dio possa operare nella nostra vita. Basta la sua presenza, il suo tocco, la sua unzione nella nostra vita. La prese per mano e la fece alzare. La febbre la lasciò ed ella si mise a servirlo. L'opera di Dio ha sempre una conseguenza. Quando Dio opera nella nostra vita, noi non ci rimettiamo di nuovo a letto. Non ci mettiamo di nuovo seduti. È spontaneo iniziare a servire il Signore. Dopo che la febbre la lasciò, si mise a servirli. A me piace farvi notare una cosa, fratelli. Alcuni pensano che bisogna servire il Signore e non i fratelli. Quanti pensano così? Pensano male. Servire Dio significa servire i fratelli. Io servo il Signore. Se servi il Signore, te lo dico per esperienza, ti renderai conto che lo servirai servendo i fratelli. La suocera si alzò e si mise a servirlo, no? Si mise a servirli. Si mise a servirli. La sua vita fu messa a disposizione, ovviamente, di Gesù, ma per riflesso
di quei fratelli, di quelli che avevano interceduto, di quelli che avevano creduto prima di lei, che avevano creduto nell'intervento di Gesù, di quelli che stavano seguendo Gesù, perché qui c'è un seguire, da Capernaum, dalla sinagoga stanno seguendo Gesù. Noi dobbiamo imparare a servire, anche se ti scandalizzi te lo dico, dobbiamo imparare a servire quelli che servono Gesù. Se non dite amen non si cambia. L'ha detto Gesù, l'ha detto all'ultima cena. E sapete perché l'ha detta all'ultima cena? Perché solo i salvati possono capire cosa vuol dire servire i fratelli. Non l'ha detto ai 4.000, perché i 4.000 avrebbero fatto una sommossa. Io il grembiule mi devo mettere, ma stai scherzando? Ma guarda, e poi mi devo, ah, ci dobbiamo pure abbassare, ma non esiste proprio. Tra quei 4.000 ci sono anche molti dei nostri credenti che ragionano così, non me lo vengono a dire, ma ragionano nella mente così, perché lo stile di vita si vede. Ma l'ha detto all'ultima cena, quando aveva i suoi, quando aveva con sé i primi che avrebbero realizzato la potenza del Calvario. Vi ho fatto questo. Eppure tra i suoi ci fu uno che, ricordate Pietro, ma stai scherzando, tu lavare me, ma per favore. E Gesù disse una frase importante a Pietro: non vuoi farlo, non farlo, ma in cielo non c'entrerai, non avrai parte alcuna con me nel regno dei cieli. E Pietro subito disse: no, no, ti lavo tutto, tutto, a chi devo lavare? Fai venire altre persone, avrei risposto pure io. Posso lavarvi a tutte e 13, a tutte e 14, a tutte e 15, anche i commensali, posso lavarvi a tutti, avrei detto io. Gesù dà questo insegnamento: chi lo ha conosciuto non può non servirlo, non può, è un atto spontaneo, fateci caso. Molti aspettano la chiamata, ma quale chiamata? La suocera di Pietro non ha aspettato nessuna chiamata, è stata guarita, e non è che Gesù gli ha detto adesso un appello per la chiamata, non ha detto alla suocera tu adesso riceverai un ministero perché sei stata guarita, servirai, non ha detto nulla. Guardate quanta spontaneità c'è nel servizio. Liberato, si alzò e si mise a servire. Tu attendi una chiamata? Io te la rivelo. C'è una chiamata. Inizia a servire i fratelli. Inizia a servire i fratelli. E perdonami la franchezza. Se non sei in grado di servire i fratelli, non sei in grado di servire Dio. Io servo Dio, se servi i fratelli servirai Dio. Il nostro rapporto con il Signore è di natura pratica, non mistico. Molti pensano che si viene al culto e serviamo Dio, ma il culto non è un servizio a Dio, il culto è un'offerta di ringraziamento che noi offriamo a Dio. Se io, noi serviamo il Signore, vado alla preghiera, ma alla preghiera noi cerchiamo delle cose, è un servizio, e il servizio che noi dobbiamo fare è dare la nostra disponibilità all'opera di Dio con gioia. E fatemi dire anche una cosa, e ti succederà quasi certamente, che sarai chiamato a servire chi non vuoi servire, quasi certamente sarai chiamato a servire chi non vuoi servire. Un problema ordinario, chiediamo al Signore di risolverlo, non lasciamo che la nostra vita si muova su due binari, il binario delle cose impossibili, della straordinarietà, allora Signore guarda che è il binario della normalità dove ce la facciamo a stare da soli, no, noi abbiamo bisogno di Dio, anche nelle cose
che tu sei in grado di farcela, è meglio che ci mette Dio la mano, perché se lui ci mette la mano noi godiamo maggiori benefici. Amen.